Nell'Alghero TG Express di oggi, occhi puntati sul congresso cittadino del PD. Roberto Barbieri, nuovo presidente Sogeal. Solidarietà alla Catalogna, manifestazione ad Alghero. A Roma, la giornata MIBACT dedicata ai catalani di Alghero. Basket a 2, la Mercede ospita Orvieto. Sigla. E anche quest'anno è arrivato il tempo delle arance. Farinelli Fresco Market. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. È in corso di svolgimento il congresso cittadino del Partito Democratico di Alghero. Come avete sentito anche dalla voce del sindaco Mario Bruno, nell'intervista che abbiamo trasmesso ieri, in base a come andrà l'elezione del segretario e la scelta della linea del partito, dipenderà anche il futuro dell'amministrazione comunale. Sentiamo cosa ci ha detto a proposito il sindaco di Sassari, Nicola Sanna. Oggi congresso cittadino del PD ad Alghero. Come lo vede il sindaco di Sassari, Nicola Sanna? Ma mi pare che ci sia, come dire, all'orizzonte una soluzione positiva, unitaria, che fa ricongiungere dei percorsi che erano rimasti, come dire, interrotti. Il sindaco Mario Bruno è stato un fondatore del Partito Democratico in Sardegna e naturalmente la vicenda algherese ha tutta una serie di caratteristiche specifiche che sono giunte, come dire, al nodo fondamentale, cioè alla necessità che il popolo democratico, quello che è stato fuori e quello che ha continuato invece a reggere la parte, come dire, istituzionale del partito, si ricongiungano alla luce anche di un'esperienza amministrativa positiva sul lato squisitamente amministrativo. Dal punto di vista politico, chiaramente molto travagliata, perché il Partito Democratico di Alghero era l'opposizione dell'amministrazione Bruno. Per cui se oggi in questo congresso si riuscisse davvero a ricostruire un'unità politica, credo che faccia bene innanzitutto ad Alghero e fa bene anche in generale al centro-sinistra in Sardegna. Roberto Barbieri, il nuovo presidente della Sogeal. Ieri è stato nominato presidente e rappresentante dell'azionista di maggioranza F2I durante la seduta del Consiglio d'amministrazione della società. Sono orgoglioso del nuovo incarico e di poter contribuire con la mia esperienza al progetto di sviluppo che F2I intende portare avanti a seguito dell'importante investimento fatto ad Alghero, ha dichiarato il neopresidente al momento della nomina. E dopo gli atti di violenza della Guardia Civile intervenuta per ostacolare le votazioni per il referendum del 1 ottobre, il governo spagnolo ha portato avanti un'altra azione repressiva. Il presidente dell'Unione Culturale è stato infatti arrestato insieme al presidente dell'Assemblea Nazionale Catalana e di conseguenza il Comitato de Solidarietà de Catalunya ha organizzato per oggi alle 16.30 in Piazza del Municipio ad Alghero una manifestazione di solidarietà verso il popolo catalano che sta andando avanti in maniera pacifica e determinata per decidere il proprio futuro. È in programma oggi la giornata MIBACT dedicata ai catalani di Alghero a Roma, nella prestigiosa sala conferenze Diego Carpitella del Museo della Civiltà, Museo delle Arti e Tradizioni Popolari in piazza Guglielmo Marconi. Per la sua particolare rilevanza ritenuta sulle tematiche del patrimonio materiale e della diversità culturale, il progetto è patrocinato dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui in diretta da Piazza del Comune a Sassari. È arrivata l'app di Alghero Channel, la web social TV. Puoi vedere l'Alghero TG Express in diretta, gli approfondimenti e tutte le passate edizioni del TG. Accedi a tutte le puntate del fortunato format Audaci a cuore aperto. Un'applicazione interattiva che ti consente di inviare video, foto e messaggi. Scaricala da Google Play o accedi direttamente dal web www.appalgherochannel.it. Alghero Channel, web social TV. E per la quarta giornata del girone sud del campionato nazionale di Serie A2 di pallacanestro femminile, oggi alle 16 la Mercede Alghero ospita la Ceprini Costruzione Orvieto al Palacorbia. Ecco la presentazione di coach Claudio Cau. Questa settimana giocheremo contro Orvieto, squadra che viene da due vittorie ed una sconfitta in casa di Bologna.
È indubbiamente una buona squadra, soprattutto sotto canestro con Manfred, giocatrice robusta, solida, con un ottimo uno contro uno spallacanestro. La loro punta di diamante comunque è la slovena Rupnik, giocatrice che può giocare in quattro ruoli senza problemi. In regia c'è Rachele Porcu, giocatrice veloce, ordinata, con un ottimo uno contro uno. Noi veniamo da una settimana un po' difficile ancora, siamo ancora alle prese con gli infortuni di Sara Zellini e Rachele Ceccanti, però ovviamente faremo di tutto per portare a casa la prima vittoria. E ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Alle 14 per Alghero e i suoi figli d'arte, microfono a Cici Pace. Domani doppio appuntamento con Alghero Channel. Prima un'intervista a Davide Simula e Ettore Ballone, presidente eterno dell'Amatori Nettuno che partecipa al campionato WISP di calcio 11. Poi in serata nuovo appuntamento con Audace Cuore Aperto per la seconda edizione, seconda puntata. Stavolta la protagonista è la leader del movimento Zona Franca Randaccio. Per qualsiasi richiesta di informazione, messaggio o segnalazione potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A lunedì!